mi sono trovato un bivio della mia vita in cui ho visto quello che abbiamo fatto come uomini e donne di destra e quello che bisognerebbe fare. Siamo passati da una destra che aveva 150 parlamentari, io lo ero 10 anni fa, a una destra che oggi ne ha 11-12, sta il declino di una grande organizzazione politica che ha dato molto al paese e che poi a un certo punto è evaporata. Perché il titolo La prossima a destra? Perché il titolo originario, su questo discutemmo con l'editore, con Minerva Edizioni, era L'ultima destra, che però appariva un po' romantica e triste. L'editore voleva La prossima destra e io ho detto: guarda, io sono stato tra i campioni dell'ultima, dire anche La prossima sarebbe un po' esagerato, bisogna di facce nuove. Diciamo La prossima a destra, perché la destra sta in un tunnel da cui deve uscire, diamo un'indicazione segnaletica. Io sono molto lieto che Francesco Storace sia stato qui appena e ci abbia dedicato il suo tempo. È un esponente forse della vecchia politica, ma con concetti e idee molto moderni. Quindi per questo io lo ringrazio e spero che questa serata venga magari anche così continuata, non soltanto con questo incontro, ma che ci possano essere altre iniziative sempre con Francesco Storace. Quanto è importante fare un mix di politica nuova e vecchia? Ma sicuramente Francesco Storace ha detto una cosa interessante: si modernizzasse questa politica reggendo i parlamentari in base al numero delle persone che andranno a votare, allora si potrà veramente recuperare l'attenzione dei cittadini sul voto.